Auguri di una buona serata, ben ritrovati con l'informazione regionale di Teleiride. Apriamo con la politica perché si sono incontrati questa mattina il vice sindaco di Firenze Dario Nardella con il governatore della Toscana Enrico Rossi. Nuovi accordi tra di loro. Si sono trovati faccia a faccia questa mattina il governatore della Toscana e il vice sindaco di Firenze. Niente litigi sulla nuova pista di Peretola, si punta all'integrazione con Pisa. Al termine dell'incontro il presidente della regione si è dichiarato molto soddisfatto, così come Nardella. Abbiamo parlato di tutti i temi principali che riguardano il rapporto tra il capoluogo, tra la nostra Firenze e la regione toscana, a cominciare dalle grandi infrastrutture, le opere pubbliche, la collaborazione per la promozione turistica, culturale e fieristica del nostro territorio, le partite aperte come l'aeroporto e lo sviluppo della tranvia come opera metropolitana e dunque strategica per la mobilità di tutta l'area centrale e molti altri argomenti che sono ovviamente all'ordine del giorno. Uno degli obiettivi del vice sindaco Nardella è puntare sull'unione regione-comune. La cosa rilevante e che vi sia una piena collaborazione tra la Regione e Firenze, due realtà che hanno una grandissima esposizione esterna, hanno un potenziale di sviluppo economico che messo insieme può rappresentare una risposta alla crisi economica e al bisogno di sviluppo e di lavoro. E adesso parliamo di maltempo, è messa un'allerta meteo fino a domani. Per tutti gli aggiornamenti abbiamo raggiunto telefonicamente il responsabile della protezione civile della provincia di Firenze, Paolo Masetti. Buonasera. Sì, buonasera a voi. Ecco Masetti, com'è la situazione e quali sono le precipitazioni che occuperanno il nostro territorio e in che settori? Al momento non ci sono precipitazioni di rilievo in atto, ma ci aspettiamo per la serata un incremento delle precipitazioni, soprattutto nella parte dell'Impolese, quindi Valdera, Valdezza e la parte del Valdarno inferiore, ma anche nell'Appennino settentrionale. Quindi ci aspettiamo anche un incremento dei livelli idrometrici dell'Ombrone e del Bisenzio. Quindi piogge copiose fino a quando? Ma sembra che le maggiori precipitazioni saranno tra le 20 e le 24 con un indebolimento graduale nel corso della nottata e della mattina di domani. Quindi probabilmente le ore prossime con l'arrivo della perturbazione saranno quelle più intense. Quando potremo vedere un po' di sole e temperature un po' più mite? Forse nel fine settimana? Sembra che da dopodomani le cose migliorino, che ci aspetti il tempo sereno o perlomeno poco nuvoloso. Grazie al responsabile della protezione civile Paolo Masetti per essere stato con noi. Arrivederci. Grazie a voi, buon lavoro. Adesso passiamo dal maltempo alla cultura e allo spettacolo perché è appena terminata a Firenze Danza in Fiera. Vediamo tutti gli aggiornamenti. Si è chiuso ieri il viaggio stile anni 20 al ritmo di musica che ha dato via alla nona edizione di Danza in Fiera, la rassegna internazionale dedicata al mondo del ballo, che ha animato i padiglioni della Fortezza d'Abbasso di Firenze. A inaugurare la manifestazione è stato il vice sindaco Dario Nardella, che si è poi accomodato anche lui in platea insieme al presidente di Danza in Fiera per assistere a The Swing Express, show in bilico tra il viaggio in treno e il viaggio nel tempo. Tra gli obiettivi della rassegna di quest'anno, oltre a far ballare grandi e piccini, come sempre, anche la voglia di tirar fuori dalla crisi il settore della danza. La crisi sta facendo pagare le famiglie, di conseguenza alcune famiglie non tolgono i bambini dalla scuola di danza perché diventa un peso, e questo effettivamente va a colpire quelle parti ricreative, anche didattiche, che purtroppo molte famiglie non ci fanno più a far fronte. Per questo l'organizzazione ha previsto lezioni di ballo ed esibizioni gratuite cui potranno partecipare visitatori di ogni età. E siamo in chiusura, l'invito è sicuramente quello di seguire le prossime edizioni del Tigiride. Grazie per la vostra attenzione e un buon proseguimento di serata, naturalmente in compagnia dei nostri programmi.